Sì, benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox e oggi voglio rispondere a molti di voi che sia nel gruppo Facebook 18650 Power War l'Italia, che è un gruppo dedicato al, diciamo, fai da te tecnologico, su celle litio, batterie, pacche batterie, bici elettriche, scooter elettrici, tutto ciò, diciamo, che comporta l'uso delle batterie litio. Allora, cosa chiedono i ragazzi? Chiedono come faccio io a dimensionare un pacco batterie per un motore che devo mettere nella mia bici. Ho semplificato di molto la domanda, ma il succo è quello. E allora, mettiamo caso che ti faccio, questi sono i nostri fascicoli che trovi online su Amazon. E allora, sotto i link a tutti i fascicoletti, come costruire pacco batterie 6S, 7S, l'impianto fotovoltaico a isola, cosa sono i fusibili, comunque poi li vedremo. E allora, mettiamo il caso, abbiamo un motore elettrico da 500 watt in una bicicletta. Perfetto. Io voglio utilizzare questa bici elettrica per circa 6 ore al giorno. È normale che non utilizzerò 500 watt tutte 6 ore, perché ovviamente la potenza, se il motore è max 500 watt, vuol dire che nei picchi più alti, cioè nelle salite, nei punti, diciamo, di pendenza, può arrivare ad assorbire circa 500 watt. Possono essere qualcosa in più, possono essere qualcosa meno. Perciò 500 watt per 6 ore. Giornalieri, uso giornaliero. Come io posso dimensionare un pacco batterie? Perfetto. Cosa bisogna fare? Bisogna fare semplicemente un calcolo, che è quello di 500 per 6 sono 3.000 wattora. 3.000 wattora semplificato sono 3 kW ora. Perfetto. E che è una batteria non indifferente. Però noi stiamo tenendo conto, ragazzi, 500 watt continui. Cioè noi per 6 ore andiamo a usare 500 watt fissi, quello che non è. Perciò possiamo andare a scendere. Scendiamo a una batteria facciamo per esempio 400. 400 per 6. Che poi ci possono essere i picchi, ci possono essere le discese, perciò lì non consumi nulla. Andiamo, prendiamo una via di mezzo. 400 per 6. E già questa è più piccolina, 2.4 wattora, 2.400 wattora, 2.4 kWh. E allora 2.4 kWh dobbiamo andare a realizzare un pacco batterie che ha questa potenza espressa in wattora. Come facciamo? Semplicemente così. Prendiamo il caso che è un motore da 36 volt. Ok. E allora, mantenendo, diciamo, queste caratteristiche, 2.4 kWh, ragazzi, che è una batteria molto molto grossa, eh? E allora 36. Andiamo a fare 2004 diviso 36. Dobbiamo andare a realizzare o ad acquistare un pacco batterie da 66 amperora a 36 volt. Mettiamo il caso questa batteria sia composta da celle da 3000 mAh, perciò facciamo 66 diviso 3, è un pacco batterie con 22 paralleli. E
36, sono 10 serie. Perfetto, ragazzi. 10 serie. E allora, andando a realizzare un pacco batterie con celle da 3000 mAh, ok, riusciamo ad andare a in tutto sono 220 celle, 18, 6 e 50. Perfetto. Io allora, per andare a utilizzare un motore elettrico da 400 watt per 6 ore consecutive, devo andare ad acquistare o costruirmi un pacco batterie da 36 volt, 66 ampere ora. Se sono meno ampere ora, faccio meno strada. Se sono più ampere ora, farò più strada. Se vogliamo andare ad aumentare la potenza del motore, ragazzi, cambia sempre il calcolo. Si deve rifare il calcolo e calcolare in base anche ai voltaggi, perché ci sono anche motori che vanno, per esempio, a 48 volt. Motori ancora più grossi vanno a tensione molto più alte. Perciò, detto questo, prima di andare a comprare il gruppo motore, fatti un giro, vedi cosa trovi dei pacchi batterie, perché ragazzi, 220 celle, 18650 sono tantissime, eh? Sono tante, il pacco batterie viene bello bello grande e pesante, ovviamente. Quelli in commercio, i pacchi batterie normali che trovi nelle bici, nei mezzi elettrici medi, hanno dai 300 agli 800 watt ora, appunto perché devono essere piccoli, devono essere leggeri. È normale che non ti permettono di fare 6 ore consecutive con un assorbimento di 400 watt, perché stiamo parlando di pedalata assistita nel caso di bici. Nel caso di monopattini non farai mai 6 ore di camminata col monopattino assorbendo 400 watt, perché i motori dei monopattini sono molto più piccoli, sono 200-250. Ci sono anche ovviamente quelli più grossi, sono i 500 watt come monopattino, però cambia anche la batteria. E comunque 6 ore sono tantissimi. In 6 ore fai a voglia strada, e non è questo il caso. Per questo le batterie in commercio sono limitate, perché sono diciamo piccole, compatte, leggere, e per quello che serve oggi come oggi nei mezzi che abbiamo in commercio sono il top. Se vuoi tu andare a fare un qualcosa extra, un qualcosa diciamo a parte, personalizzata, devi andare a fare questo ragionamento: 36 volt, 66 ampere ora, 220 celle, 18650. A questo collego i fascicoli. Questi sono fascicoli che troverai su Amazon, trovi già ora online su Amazon se vai a cercarli, pacco batteria 6S. Questo ti spiega come andare a costruire un pacco batterie con 6 celle in serie. Questo è 10 celle serie per fare il 36 volt. Poi abbiamo il 7S, poi abbiamo i fusibili in DC-AC. I fusibili, ragazzi, non li scordate mai, sono importanti, servono per proteggere voi, la vostra bici, il vostro monopattino o qualsiasi altro circuito elettrico o elettronico. Poi abbiamo questo mini isola con LED. Questo è un fascicolo dedicato agli impianti fotovoltaici. Con questo riuscirai a capire cosa serve per andare a fare un impianto fotovoltaico isolato, cioè pannello solare, gruppo di accumulo, che sia litio o che sia anche batteria al piombo, è indifferente, e impianto di illuminazione, utilizzatori, tutto senza ente fornitore energetico. Poi abbiamo anche quelli inglese, questo è in lingua inglese, che è sempre il 7S. Sono diciamo fascicoli completi, molto carini, dettagliati, che spiegano appieno. Come vedi qua abbiamo una lista lunghissima dei vari modelli di celle commerciali 18650, per esempio LG, Samsung, Panasonic, Sanyo, eccetera eccetera, con tutti i vari dettagli, il nome, il codice del nome, i mAh, eccetera eccetera.
ci sono anche su Amazon il 10S, sia in italiano che in inglese. Questi, diciamo, sono i primi fascicoli. Nei prossimi mesi ne usciranno tanti tanti nuovi, tutti dedicati al fai da te. Niente ragazzi, per questo video è tutto con la nostra batteria in prova. Questo è un pacco batterie, ragazzi, di uno scooter elettrico non funzionante. Sto cercando di recuperarla, di riciclarla, o meglio, di ricaricarla, perché era scarichissima, tutta scarica. Ora è in carica col mio caricabatterie, come vedi. Questa è una cella 18650. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Ciao e al prossimo video.